Bene, ciao a tutti, siamo qui a Sherwood con i Silver, una band hardcore situata tra Padova e Ferrara, e qui sono una parte integrante della scena do it yourself del nord Italia. Come state? Come vi trovate? Bene, dai, freschi, carichi. Freschi? Dai, speriamo che non arrivi il temporale. Beh, che dire, vedo che vi giostrate tra varie band. Avete vari progetti, e quali sono i vostri, cioè, da dove prendete ispirazioni? Allora, sicuramente c'è un impatto molto importante di tutta roba molto vecchia a partire dagli Iron Maiden, perché comunque, ecco, dal classico. Dal classico. No, poi, scusatemi. E poi appunto io comunque suono anche nei Trendsetter, che infatti abbiamo già fatto questa intervista un paio d'anni fa, e Rough Touch, Game Over, abbiamo tutti un sacco di Grisball, abbiamo un sacco di altri progetti paralleli, quindi dove prendiamo l'ispirazione, dove prendiamo noi è tutto quello che facciamo. Adesso anche Edo, che comunque non c'è, ma anche lui ha 86 progetti, infatti qualsiasi concerto hardcore che va in Nord Italia è probabile di vederlo tipo il 25%. Deve essere impegnativo, cioè si fondono le cose che scrivete nei vari progetti o riuscite a tenerli ben distaccati? Sì, diciamo che comunque sia a livello di idee musicali, riff o anche idee per esempio banalmente di grafiche, merch, succede magari più di qualche volta che un'idea venga a qualcuno, non venga utilizzato, però la stessa persona suona da un'altra parte e dice beh potremmo usarlo qui. No, è comunque figo come concetto anche quello di idea collettiva, diciamo, che una cosa non funziona qua, funziona di là, o è più attinente a quello, allora viene fatto, perché alla fine comunque c'è, cioè, di quello stiamo parlando, di collettività, aiutarsi, stare assieme, lavorare assieme, non con una logica di profitto cazzate, ma per fare una roba più figa possibile, per cui bello, quindi passione. E lo scorso 8 dicembre siete usciti con il vostro primo EP Bullet Ballet, e per l'etichetta Quality Control HQ. Come mai avete scelto di andare fino in Inghilterra? Io qua, se volete, vi lascio rispondere a voi. Vai, senso. Così lontano. Vabbè, in realtà non è, nel senso, non è stata una cosa scelta. Diciamo, anche lì è frutto in realtà di anni e anni di, non so, organizzazione, concerti, sentire gente, rock. E cose del genere con i ragazzi, appunto con Ola di Quality Control, ci conosciamo comunque da anni, per un motivo o per l'altro andavamo a concerti lì e tutto, e niente, poi abbiamo mandato il disco, le è piaciuto, è andato così, easy. Ci sta, grandissimi. E vedo che date importanza anche a tutto l'aspetto di autoproduzione che avete, e soprattutto come si lega all'indipendenza dei vostri progetti. E cosa ne pensate anche della censura che ci può essere, le label, o quanto siete liberi nello spaziare? No, più che la censura, che ormai nel senso del 2024, per cui non penso ci siano più quelle cose, no? Sai, tipo negli anni 90 non puoi dire determinate parole, cose del genere. Penso sia più un discorso di riuscire a mantenere popolare il più possibile un genere che di fatto è nato da bassi fondi o situazioni comunque disagiate, no? Cioè deve essere una roba per ragazzi, cioè 15 anni, cazzo, non te lo puoi permettere un concerto da 20 euro, no? Cioè anche solo basilarmente, no? Riuscire a renderlo accessibile a tutti è secondo me una cosa fondamentale, che poi possa diventare anche qualcosa di politico, insomma può essere tutto, però è proprio una roba, però la cosa fondamentale dell'hardcore e del DIY secondo me è quello. Il punto di partenza è essere accessibili. Essere accessibili, magari ragionare di fare di logiche di mercato, di vendita, di tutto quello che è, però quello secondo me è fondamentale, ecco. Sì, sul tema della censura, in realtà, almeno per quella che è stata la nostra esperienza con tutti i gruppi in generale, lavorando anche con label come appunto Quality Control, su quel tiro lì, censura assolutamente nessuno, anzi supporto, anzi questo più su altri progetti, supporto che ci hanno dato Ola o comunque i fiori polacchi di Ratel è stato sempre immenso, è stato fondamentale molte volte anche per trovare alcune
sblocchi in situazioni un po' intricate, perché comunque quello che alla fine stiamo facendo qua noi lo stanno facendo i fiori di Ratel in Polonia, lo stanno facendo Quality Control in Inghilterra, lo stanno facendo i fiori in Svezia, tutta la Blood Ceremony Existence, tutto quel gruppo di persone che comunque ragionano in quest'ottica qua. Cioè, alla fine siamo tutti fiori, vogliamo tutti quanti più o meno passare un messaggio, e il messaggio è che dietro questo non ci sono soldi, qua c'è voglia di fare, voglia di rompere il cazzo, voglia di crescere, voglia di passare certi messaggi, e per cui, nel senso, è una cosa che noi vediamo anche non soltanto qua, ma in generale in Europa in questo momento abbastanza diffusa. Oh, grandissima energia, grazie mille per essere qui e continuate a spaccare. Grazie mille. Grazie.